L'accantonamento. Io ho solo chiesto alla relatrice se intendeva accettare la proposta dei due colleghi che hanno partecipato al dibattito. Quindi mi dispiace, ma lei non ha ascoltato attentamente. Allora, chiederei agli uffici se l'emendamento successivo va accantonato. Onorevole Scotto, su che cosa? Varie volte durante questo dibattito come gruppo di SEL di poter accantonare degli emendamenti. Non è mai accaduto che venisse suggerito al relatore di accantonare. Va bene, è un'opinione che io apprezzo. Allora, questo lo dobbiamo fare o no? Allora, avendo accantonato gli emendamenti 10.209, 10.210, 10.208, dobbiamo andare a pagina 87. Quindi andiamo a pagina 87, se non capisco male, al 10.224 vacca. Ok. Allora, passiamo all'emendamento 10.224 vacca, parere contrario di Commissione e Governo, favorevole dei relatori di minoranza e aperta delle relatrici di minoranza. È aperta la votazione. Ci siamo? Forza. Vini, Nardi, Bini non riesce a votare. Proviamo a sbloccare la postazione dell'onorevole Bini. Ci siamo? Ok. Non vedo altre mani alzate. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Chiede la parola all'onorevole Crippa, penso. Su cosa, onorevole? Ma su un richiamo al regolamento perché non mi è chiara la procedura di accantonamento che ha seguito, perché nel pronunciare l'accantonamento del 10.209 poi giustamente gli analoghi 10.210